Danilo Petrucci, buongiorno, buonasera, buonanotte, dove siamo? Siamo ancora, dai, buonasera, sì, sono le 5, però in Italia è notte, buonanotte. Ma dove siamo esattamente? Siamo ad Austin, domani comincio il campionato Moto America, sabato sera c'è la prima gara, domenica pomeriggio un'altra dopo la MotoGP, è bello ricominciare da dove avevo lasciato, non pensavo di ritornare qua con la duro di pelle. E invece sono ritornato, sono molto contento soprattutto di vedere come avevo lasciato tante persone che sono venute a salutarmi. Che campionato ti aspetti, Danilo? Tutto diverso, tutto nuovo? Ah, sì. La moto da vedere è bellissima. È bellissima. È un concentrato di metalli preziosi. Sarà dura perché è tutto nuovo, come ho detto, piste, piloti, gomme, avversari. Quindi sono curioso, però voglio far con me alla Dakar, voglio divertire prima di tutto e vediamo di far bene. Ma senti, ci fai come alla Dakar tutte quelle bellissime dirette? Sì, vi racconto, perché qui siamo tutti rustici, qua si può fare, può parlare, dire parolacce e via dicendo, quindi penso che lo farò, penso che vi farò vedere delle cose curiose. Chi sono gli avversari più forti? Penso le due Yamaha, Gagne e Petersen, c'è Schultz, anche c'è Hector Barberà, ce ne sono un po'. Però tranne con Hector non ho corso mai con nessuno, quindi non so come sarà. Un giudizio sul mondiale MotoGP, tre vincitori differenti, 9 piloti sul podio. Posso dire che la MotoGP era bella da fare e bella da guardare perché fino all'ultimo giro non sai chi vince e quindi non lo sai nemmeno la gara prima, è bello per quello. Grazie Danilo, in bocca al lupo. Grazie.